Io mi chiamo Pasquale, anche se tutti mi chiamano Lino, e sono nato a Gela il 12 agosto 1982. C'è stato un momento particolare della mia vita, un incontro con il Signore, che è avvenuto all'età di 5 anni. Era nella chiesa di Sant'Agostino, dove oggi sono rettore, e lì, durante l'esposizione prolungata del Santissimo Sacramento, lì mi sono sentito amato. Ma un amore immenso che superava l'amore dei miei genitori, l'amore di mia sorella, e ho capito che quella chiamata era chiamata del Signore, che mi chiamava a lasciare tutto e seguirlo. Cioè, ma può uno a 5 anni capire alcune cose? Sì. Dallino da piccolo ha avuto sempre questa vocazione, veniva sempre alla chiesa. Infatti l'età che avevo, 4-5 anni, mi è scappato. L'ho trovato qua, infatti quella volta cioè, non ti permettere più. Cioè, lui è cresciuto in chiesa. Io quando sono diventato sacerdote, il vescovo mi ha nominato vicario parrocchiale in una parrocchia qui sempre del centro storico di Gela, e lì ho iniziato a vivere un po' quello che è la città, non più come abitante o soltanto come cittadino, ma come sacerdote, che non è la stessa cosa, perché poi la gente ti porta quello che sono i fardelli, non soltanto spirituali, ma anche quelli materiali, quelli morali, che la città vive ogni giorno. Gela è una città scettica, tu fai e noi stessi distruggiamo, che non piace. Bello in giornale. Ci sono le cose belle. Cosa bello in giornale? Si lavorava in campagna, si lavorava nell'industria, ora non si lavora in nessuna parte. Ma che senso ha questo paese? Gela io la vedo come una donna, una mamma invecchiata, piena di tante rughe, che abbiamo prodotto noi figli. C'è il gelese, io lo vedo, partendo da me che sono gelese, ripiegato su se stesso, guarda soltanto l'ombelico o il passato. Continuiamo a vivere in un'illusione, l'illusione dell'industria. Però oggi cosa facciamo noi? Non riusciamo ad alzare la testa e dire, abbiamo tante risorse che noi non dobbiamo creare, non dobbiamo inventare nulla. Dobbiamo soltanto valorizzare quello che la terra e i nostri padri ci hanno lasciato. Quel giorno, quando ho incontrato per la prima volta il Papa e abbiamo parlato un po' della misericordia, di quello che avveniva in Sicilia con gli sbarchi a Lampedusa, e poi il Papa mi ha detto: bello tutto questo, però concretamente cosa fai tu per vivere la misericordia? E lì Papa Francesco mi ha chiesto di aprire una casa della misericordia. Io quando lui mi ha detto ciò sono rimasto un po' così perplesso, dico: santità, ma io non ho fatto mai esperienza di volontariato. E poi a Gela sì, ci sono i poveri, ma non abbiamo questa così tanta povertà. Poi il Papa mi ha detto: tu inizia, poi si vedrà. Va bene. E dico: ma è possibile che il Papa, con tante cose che ha da fare, pensi a me o alla città? E così. E gli dico: sì, santità, inizierò, però non sapevo da dove iniziare. Però è successa una cosa un po' particolare, che in estate, nella chiesa del Carmine, dove ero vice parroco, entra un ragazzo, così, con i sandali, poi si vedeva che era una persona che non stava tanto bene. Io vado lì, non tanto per chiedere cosa aveva bisogno, ma perché dovevo chiudere la chiesa, dovevo andare via, e dico: ma ha bisogno qualcosa? E lui mi dice no. Io ritorno in sacristia, faccio finta di perdere un po' di tempo, di nuovo ritorno, dico: senti, ma ha bisogno qualcosa? No. Poi si alza e mi dice: sì, in realtà ho bisogno di una cosa.
e ho bisogno di farmi una doccia e devi tu iniziare l'opera. Dico, quale opera? L'opera che il Papa ti ha affidato. E dico, ma tu come lo sai? Tu devi iniziare. Ho dato a lui ospitalità, abbiamo preso un po' di vestiti. Indomani lui e noi non l'abbiamo trovato. Non abbiamo trovato neanche il letto disfatto, niente. E forse è stato il Signore che è passato, io non lo so. E di certo lì ho iniziato a prendere sul serio le parole del Papa. E così abbiamo iniziato l'opera. E prende un po' di mollica ancora giù. Io ho 5 anni che sono qua. Dal primo giorno che è nata la casa, è nata insieme a noi. Io, a me, mio marito e i miei figli. Nel frattempo noi abbiamo avuto il grande disagio della chiusura progressiva del petrolchimico. E dunque quello che aveva visto Francesco è forse stato un segno profetico. Perché oggi noi ci ritroviamo, dopo 5 anni, ad assistere più di 2500 famiglie. Buono si mangia oggi, pasta a forno, polpettone ripieno, con contorno di patate. La gente viene continuamente, certo noi non possiamo accontentare tutti perché le richieste sono tante, soprattutto su quello che riguarda il lavoro, ma noi non possiamo dare lavoro, però almeno trovano una porta aperta, delle mani e delle braccia che, amiche in cui la gente può parlare, può trovare consolazione. Bene, comodo è tutto quanto? No, noi vediamo come tanta gente viene, parla, magari non ha bisogno di niente, non chiede nulla, ma chiede soltanto di essere ascoltata. La cosa importante è che nessuno vada via senza qualcosa. Ma anche magari soltanto con un sorriso. Prima facciamo la preghiera, allora. Signora, ci faccio già. Il sogno io lo descrivo non come un'illusione o un incubo, ma come una forza che noi abbiamo dentro e che possiamo realizzare. Ma tutto dipende da noi, non dagli altri, da noi. Il mio sogno, quello mio personale, il Signore già l'ha realizzato, quello di essere sacerdote per il popolo. L'altro mio desiderio è quello di vedere Gela veramente bella, così come i nostri padri ci raccontano. Questa capitale del bello, perché soltanto il bello salverà l'uomo. Questo è il sogno mio, di vedere una Gela veramente cambiata, ma cambiata da noi, dall'interno. E non possiamo parlare male, non possiamo deturpare, nessuno di noi può parlare male di questa città, perché mi ha dato la vita, Gela a me ha dato la vita, a noi gelesi la città ha dato vita. Anche se tante cose non vanno, ma sì, ma io cosa faccio per rendere questa donna, questa mamma, questa città più bella? Cosa faccio io, non gli altri, io cosa faccio? Noi abbiamo cercato di mettere le radici in una zona del Golfo di Gela, sia per il nostro di futuro che per quello dei nostri figli. Tra virgolette il lavoro ce lo siamo inventati, ce lo siamo creati, perché abbiamo sfruttato quello che il nostro territorio ci dà.